Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo episodio di Animal Crossing. Sì, questo è un altro episodio, non ve l'aspettavate, eh? Io invece sì, un pochino. Comunque sì, oggi siamo... oggi è sabato, il giorno dell'insettomania. Allora, che dobbiamo fare in questa insettomania? C'è questo tizio, Gustavo. Sì. Che in poche parole ci dice che è un esperto entomologo e ci vuole guidare attraverso la cattura di queste farfalle, libellule, insetti, qualsiasi cosa che sia insetto appunto, per farci, per magnastri insomma, e ce li fa catturare a noi, dopo li se li mangia. Però che succede? Non dobbiamo solo farglieli mangiare, ci darà anche un premio. E più l'insetto ha un punteggio alto, cioè più è bello, più è lucente, più è grosso, sì, insomma, più l'insetto è più ci sarà il punteggio alto nostro, il massimo è 80. E se raggiungiamo questo punteggio massimo, che è 80, oltre a vincere il trofeo d'oro, vinciamo anche un premio che è in edizione limitata. Che non è un premio che si trova facilmente, cioè non penso sia un premio che ti dà il gioco magari all'Emporio di Marco e Mirko, tanto per intenderci, oppure in un biscotto della fortuna. Quindi insomma, se riesci a ottenere un punteggio di 80, insomma, è meglio. Io qui adesso ho catturato una cicala, comunque sia, non penso che faccia tanti punti. E inoltre... niente, questo, cioè, in poche parole devi... penso che il punteggio più alto per arrivare primo vada da 70 in su, quindi 70-80, quindi bisogna riuscire a catturare un insetto che appunto è bello, insomma, tanto per capirci. Io ho preso una cicala marrone e una libellula striata. Penso che questa libellula striata sia abbastanza, come dire, possa darmi un punteggio alto. Perché ogni volta, ho preso tre volte, l'ho presa in tutto il gioco, anche perché non è che io mi diverta molto a catturare gli insetti, faccio altro. E in poche parole, che succede? Questa libellula striata, ogni volta che la prendo mi fa: ce l'ho fatta, ho preso una libellula striata. Sembra che questa libellula striata sia proprio il più tra gli insetti, più bella, più lucente, più cose. Ok, ora quindi sto andando a vedere se questo tizio qua mi può dare appunto il premio. Cioè, devo aspettare fino alle 6, ma tanto io dopo cambio l'orario e skip tutto quanto, perché non me ne vado a aspettare. Allora, vediamo un po'. Ecco il giovane entomologo, sì. C'è qualcosa da mostrarti. Una cicala prima. Eccola qua. Cicala marrone. Vediamo un po', ti piace? Devo mangiare? Vediamo un po', si tratta di un esemplare di cicala marrone, ottimo! Ti spiace se do un morso e un'occhiata approfondita? Va bene, vediamo le sue caratteristiche ora. Vediamo questo gioiellino al dettaglio. Rientra nella media delle misure di un esemplare di cicala marrone. Dal punto di vista puramente tecnico, questa cicala non è un granché. Si merita solo 4 punti, grazie. Sì. Sono un po' deluso. Però, insomma, oh, c'ho ancora la libellula striata, cavolo. Eh sì, e mo te la faccio vedere. Quindi ora, gustatevi questo esemplare di libellula striata in tutto il suo splendore. Allora, musica, per favore. Delizioso. Eccoci qui. Questa libellula striata, nel dettaglio è... una media di misura delle sue compari. Colore e brillantezza sono entrambe molto alti in questa specie. Si merita 77 punti. Per tutti gli schiacciamosti è un primo posto. Ma dai, davvero c'è il primo posto? No, non me l'aspettavo. 77 punti se non c'è il primo posto io. E poi ragazzi, diciamocelo, il gioco è fatto apposta per farci vincere. Cioè, non penso che uno muova a fare il gioco facendoti perdere apposta. Cioè, non, nessuno, penso, concepirebbe un gioco che ti faccia perdere apposta. Quindi insomma, ci sarà sempre una scappatoia, un qualcosa che faccia vincere te, insomma, che sei il giocatore in carne e ossa.
Ora sto cercando altre libellule giusto per vedere, cioè libellule, altri insetti, giusto per vedere se c'è qualcosa che magari posso fare 80 punti per ricevere questo oggetto in edizione limitata, anche se poi penso che andrò a cattare qualche parte. Quindi sì, penso proprio che andrò a cattare qualche parte. Perché davvero ragazzi è un po' difficile catturare. Che è? La cicala sputacchina, wow! Sputa pure, ma non ci prova proprio. Cioè certo gli entomologhi danno. Entomologi o entomologhi? Io penso entomologhi sia comunque. Danno proprio dei nomi buffi. Sono nomi sempre rilegati al fatto di quello che fa, tipo sputacchina, sarà perché sputa. Gli ha sputato in un occhio a qualcuno, ha detto questa si chiama sputacchina, poi dopo l'ha uccisa perché sinceramente uno sputo in un occhio non fa, ma non è molto gradito da nessuno. E vabbè, va, facciamo un cut che mi sono rotto già. Sì, mi sono rotto, no, scherzavo. Sono rotto di aspettare a perdere tempo, dico, vabbè, sapete che vi dico? Saltiamo tutto, andiamo direttamente alle 6 e vediamo un po' qua dentro, va. Che cosa di ricevere il premio? Perché sinceramente non penso. Potrei anche riuscire a trovare qualcosa che sia di punteggio 80, tipo uno scarabeo lucanide o cose simili. Però da quello che ho visto compaiono solo la sera. Quindi insomma non è che potevo. Cioè, finisce alle 6. Quindi insomma non è che potevo non potevo andare a saltare tutto l'orario fino alla sera, poi tornare indietro alle 6 e quindi fargli valutare il mio scarabeo. Quindi insomma, vabbè, mi sono accontentato della libellula striata, sto al primo posto, nessuno mi ha superato e sono contento così. Ah, se l'ha mangiato poi l'insetto di Walter, aveva appena detto il suo insetto foglio era davvero squisito, cavolo. Allora, Walter è al terzo posto e Froberto al secondo. Froberto è un allupato di palestra, cioè non parla d'altro, è come se io parlassi con gli amici solo di Pokémon. C'è sempre Pokémon 24 su 24, alla fine anche io mi rompo le palle sinceramente a parlare sempre di Pokémon. Veramente no, veramente non mi stuferei mai a parlare di Pokémon, perché davvero, anzi Pokémon e One Piece, cioè proprio sono due miei anime, no anime, giochi preferiti. Pokémon come gioco e One Piece come anime, cioè queste due cose io non mi stuferei mai di parlare di queste due cose. Poi ci sarà sempre qualcuno che ne sa qualcosa in più di me, per carità. Quindi non smetterei mai di imparare su Pokémon e su One Piece. E poi anche perché vado a cercare notizie di questi due giochi, cioè cerco di essere sempre informato. Comunque sì, vabbè, Froberto e Walter sono arrivati secondi, io sono arrivato primo, come era, non c'era da aspettarsi, perché se non arrivo prima io non arriva prima nessuno. E vabbè, io direi che si può anche andare a posizionare questo premio dentro la casa. Allora, eccoci qua dentro casa. Sì, e al centro della stanza non ci può andare perché non c'è un centro. Quindi lo metto qui, lo lascio qui, va bene. Sì, penso che vada bene. Ok, guardate in tutto il suo splendore. È d'oro. Anche se penso che poi lo sposterà più avanti sotto. Comunque, va bene ragazzi. Per questo episodio è tutto. Vi ringrazio per avermi seguito anche oggi con Animal Crossing. Mi raccomando, cercate i miei altri video e se vi piacciono iscrivetevi. Continuerò la serie di MacPixel che, insomma, l'ho iniziato quindi devo anche finirlo. Più in teoria. Quindi ragazzi, vi ringrazio per aver guardato. Prima di iscrivervi lasciate un commento e mi piace. Poi iscrivetevi. Ci vediamo nel prossimo video, ciao!